sconfiggere, supereroi da emulare. E quando finalmente suona la campanella di scuola, se ne sta lì, nel suo mondo, ad un paio di dimensioni di distanza. Jane osserva il figlio dal cancello davanti alla scuola. Allo sguardo al cielo, caccia di supplì. I compagni lo ignorano, ma lui non interessa. È perso nei suoi pensieri, contento, felice, con un sorriso sulle labbra. E il mondo in cui cammina è lo stesso di prima. Allora, ecco. Clyde prende a calci una palla facendola rimbalzare contro il muro dalla noia e dalla rabbia che sente dentro. Poi... Che vuoi? Ehi, me lo fai fare un tiro? Giochiamo a rigori? No. Mi chiamo Terry. Passa un po' di tempo. Terry! È ora di cena! Carlo, devo andare a casa. Ma se hai fame, puoi venire anche tu. Ok, bene. Così è fatta. Terry è stato il primo vero amico di Clyde. E gli voleva pure bene, anche se non gliel'avrebbe mai detto in faccia. Un giorno sono a casa di Terry e guardano X-Men alla tele. E Terry dice a Clive: ehi amico, se da grande potessi essere chi ti pare, chi ti piacerebbe essere? Non voglio essere nessuno, no. Io vorrei tanto fare il pompiere. Vorrei salvare vite umane, roba del genere. Salvare donne da edifici in fiamme, scendere la Toscana con un neonato in braccio, con sotto gli applausi dei bambini. Che ne dici, eh? Salvare vite umane e scendere dalla Toscana quando suona l'allarme, cioè, è una gran figata, no? Ma che stai facendo? Un pompiere, eh? Allora avanti, inizia a spegnere questo. Clive esce di corsa dalla porta, sbattendosi alle spalle e la blocca. Terry rimane in silenzio e preda al panico, prende una lattina di Coca-Cola e la getta sulle fiamme. L'incendio gli pare gigantesco, le tende avvampano ruggendo. Cerca di soffocare le fiamme con una coperta, ma finisce per inciamparvi e rimanere incastrato nella tenda. È a quel punto che qualcosa gli spiazza sul collo e gli fa un gran male. Ah! Nessuno arriva, perché nessuno lo sente gridare. È a quel punto che si mette a piangere e una volta riaperti gli occhi, vede Clive con un secchio d'acqua in mano intento a lanciarlo contro la parete. Poi strappa le tende e le calpesta fino a soffocare tutti i piccoli focolai rimasti. Si scambiano un lungo sguardo. Mi fa male. Tranquillo, non è niente. Nella camera d'ospedale, Terry si sta levando le vene. Clive è piedi nel suo letto e gli sta mangiando tutti i mandarini mentre sfoglia le sue riviste. Dai Terry, poteva andare molto peggio. Fa ancora male? No. E comunque non ho mica capito cosa ci fai qui. Io non voglio più essere tuo amico. Ma dai, ti stavo facendo un favore. Ma come un favore? Mi hai bruciato la camera? Ma non riuscirai mai a fare il pompiere se vai sotto per un incendio così. Non riusciresti ad aiutare nessuno intrappolato in un appartamento. Stavo cercando di aiutarti, di prepararti. Non pensavo, soprattutto,